Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Nel possesso di te, o oh amico delle anime, c'è la sola felicità dell'anima immortale. Nella gioia della tua visione, c'è la sola felicità per tutta l'eternità. Signore, chiedendo il fervore, chiedo te stesso e null'altro che te stesso, o oh mio Dio, che ti sei donato pienamente a noi. Entra nel mio cuore con la tua sostanza e con la tua persona e riempilo con il tuo fervore, riempiendolo di te stesso. Tu solo puoi riempire il cuore dell'uomo e tu hai promesso di farlo. Tu sei la fiamma viva e sempre ardi di amore per l'uomo. Entra in me e accendi la tua fiamma perché io possa ardere d'amore. Amen. Naturalmente le due preghiere che vi ho promesso entrambe sono di Newman. Eh, questo libro è un libro di amicizia, non solo perché la persona di, di cui parla il libro è un grande uomo di amicizia, ma anche un po' la sua biografia di questo testo. Cioè è nato perché alcuni amici si sono fatti strumenti di Dio nel uh, uh, stoccherarmi per, uh, per scrivere. Non vorrei fare il visionario, però diciamo un segno, due, tre arrivano con tanta delicatezza e accogli il segno. E anche il formato doveva essere 3-4 volte più grande perché il materiale su Newman che ho raccolto negli anni è tantissimo, eh, però ho scritto il libro mentre facevo diversi incontri con famiglie e citavo ad nauseam Newman e quindi pensavo mentre scrivevo, ma se io metto... Sti perché i, te i teologi fanno di tutto per non farti capire perché tu possa dire oh, che intelligenze e quindi quando devi citare i tuoi colleghi la cosa diventa molto più complessa e allora il lavoro durante un campo famiglie su educare i figli alla fede, tutto questo mi ha incanalato verso un parto così e per questo questo libro. E questo incontro l'ho voluto come incontro di amicizia. Voi siete testimoni, quelli che ho chiamato personalmente, che io non invito nessuno alle mie cose, dei miei amici, perché mi sembra anche un po' metterti l'obbligo a fare, a, a timbrare la presenza. Ma questo non l'ho fatto per eh, la gioia di avere numeri, ma per la gioia di incontrare volti. E quindi vorrei che... Eh, sia veramente chiaro, non riceverete altri inviti se non su una cosa, sull'amicizia e su Newman. Qualche settimana fa, una persona su Twitter, che ho chiuso perché devo limitare un po' le mie presenze in giro, eh, aveva visto una, una cosa di libri cattolici pubblicizzare questo testo. Dice: Oh, le, le lettere si leggono dal titolo, questo libro neanche lo guarderò. E eh, eh, metteva un po' delle cose contrarie sul titolo Scorciatoie perché aveva frainteso l'idea di scorciatoia, come per dire, poi, poi ha messo sotto e si, e Dio ci ha dato la scorciatoia della croce per arrivare in cielo. Po, 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 po. Eh, io ho detto: beh, Bellissimo che tu non abbia neanche aperto il libro e, e già hai eh, formulato il tuo grandissimo giudizio. La parola scorciatoia non significa raccomandazione? Per dire ci sono i raccomandati e ci sono ovvero i predestinati e i non predestinati, non significa neanche le furbate, anche se Teresina quasi quasi parla della furbata delle mani di Dio no? che, ci, che ci elevano, fanno da ascensori. I tempi in cui stavano nascendo gli ascensori, Co non vorrei di dilungarmi molto perché, vi ripeto, eh, questa è una riflessione sull'Avvento. Un po' anticipata rispetto all'inizio dell'avvento, ma è una riflessione sull'avvento con Newman. Cosa intendo però con scorciatoia? Con scorciatoia intendo una cosa che riscontriamo nella ricerca sia teologica sia spirituale: ovvero, ci sono cammini che ci sembrano cammini che portano verso Dio, verso un rapporto con Lui, ma invece ci distraggono, ci allontanano. E Agostino ne sa qualcosa. Io ti cercavo fuori, ma tu eri dentro. C'era una scorciatoia. Dio è vicino al cuore, ci dice l'Antico Testamento, ci dicono i santi, e noi invece siamo lontani dal nostro cuore. La scorciatoia è piuttosto cogliere quanto Dio non vuole farti fare l'esperienza. Di un codice Da Vinci per trovare il nesso, che la freccia che porta di qua, porta di là e per raggiungere eh, un, una prospettiva, ma un incontro vero, reale, semplice, senza arzigogoli. Il che non significa che è semplice, il che non significa che è senza, eh, senza difficoltà. E ritorno all'analogia della scorciatoia per eh, riflettere un po' insieme. A volte la scorciatoia che ti fa. Evitare un po' di traffico è una scorciatoia non asfaltata. È una strada non battuta. È una strada che a volte ti costa anche eh, un po' di spine perché non è una strada dove passano le macchine e uccidono tutto ciò che è vivente, ma una, una strada nel vivo. Quindi l'unica garanzia della scorciatoia è che la conoscono quelli che, che vivono, che vivono nella realtà. O, o vivono nella zona, nella nostra analogia, che vivono la realtà di Dio. E Newman è uno di questi personaggi, anzi di, di, di queste proprio persone, perché la vicinanza col Signore ci rende veramente persone. Una di queste persone che vive la prossimità con Dio e come testimoni testimoniano anche coloro che hanno vissuto intorno a Lui, sentire predicare Newman. E toccare dal vivo Dio. E allora per questo scelgo questo genio della vita spirituale per parlare di queste scorciatoie, eh, che sono scorciatoie per gli umili, quindi non, non bisogna abbracciarle con l'orgoglio di aver azzeccato chissà che cosa, perché cito anche qua scorciatoie sbagliate che eh, il salmista quasi denuncia nel Salmo 138. Eccelso, il Signore guarda verso l'umile, il superbo invece lo riconosce da lontano. La strada del superbo magari può essere appianata, ma è lontana dalla via del Signore. Poi parlare di avvento e di attesa è proprio capire che la scorciatoia non è arrivare subito, arrivare presto. Parlare di avvento, e io ho incontrato Newman con un testo sull'avvento circa 23/24 anni fa. Ah, dire questi, questi numeri inizia a pesare, eh, Maria. <ride> C'è un salmo che non so come, ma a volte le traduzioni rinnovate quasi stordiscono. Stordiscono? Sì, immaginativamente sì, il senso vero. Ho sperato, ho sperato nel Signore, Salmo 41, 40 versetto 1. La traduzione un po' più vecchia, non cattolica, ho pazientemente aspettato il Signore. Sono andato a vedere l'ebraico. È più vicino questo alla, alla traduzione, kawah kewiti. Eh, ho, ho, ho pazientato, sperando, per dirla proprio nel nostro gergo, per stare col Signore ti deve armare di santa pazienza. Cioè, col Signore la questione dei tempi è molto eterna. Quindi, se io ho un rapporto strano col tempo, il Signore proprio non ha un rapporto col tempo, il Signore non ha temporale. E chi ha anche un minimo di vissuto con Lui sa quanto costa pazientare con il Signore. E l'avvento è per eccellenza questo tempo che ci ricorda che col Signore bisogna essere in, in attesa, bisogna pazientare. Cosa faremo stasera? Così siete un po' al corrente del. Del tragitto che attraverseremo. Leggeremo un testo che mi ha affezionato a Newman e poi a partire da questo testo faremo tre soste più una. L'ultima è la sintesi eh, delle tre. Eh, leggo Newman. È necessario studiare da vicino la parola vegliare. Perché? Perché il suo significato non è così evidente. Seppure sia una parola che ricorra tanto nella scrittura. La scrittura, dice Newman, la adopera con insistenza. Dobbiamo non soltanto credere, ma vegliare, vegliare e attendere. Non soltanto amare, ma vegliare e attendere. Non soltanto obbedire, ma vegliare. Vegliare perché, naturalmente, vegliamo per l'attesa di Cristo. E cos'è dunque vegliare? E qua Newman inizia tutta una serie, avevo 15 anni, quindi un testo così è riuscito a parlare anche a un ragazzino di 15 anni. Eh, questa è la capacità dell'evangelizzare l'immaginazione di Newman. Credo lo si possa spiegare così. Voi sapete cosa significa attendere un amico? Attendere che arrivi e vederlo tardare? Ora, vi avrei potuto dire, volevo farvi fare l'esperienza dell'attesa. No, comunque non è che sono arrivato molto in ritardo, sono arrivato alle 18. Eh, però questa attesa, no? Questa attesa che almeno quando, quando devo attendere qualcuno e qualcosa, posso anche avere tra le mani un libro, ma il mio cuore non, non entra nel libro perché è proteso a quell'incontro, è proteso a questo momento nel bene e nel male. Qua Newman non, non parla solo di cose belle. Ad esempio, sapete cosa significa essere in compagnia di gente? Che trovate sgradevole e desiderare che il tempo passi e scocchi l'ora in cui potete riprendere la vostra libertà. quando quel tempo si dilata, quando viaggi fai un viaggio di due ore accanto a una scella Eurozero, eh, eh, sembra un viaggio transatlantico, cioè, magari devi andare eh, a Parigi, invece sembra un viaggio a Rio di Janeiro. Quindi il tempo è qualcosa che si delata. C'è qualcosa di misterioso nell'esperienza del tempo, perché il tempo bello sfugge, il tempo di, di insicurezza sembra un macigno che ti schiaccia mentre passa o non passa. Sapete cosa significa essere nell'ansia per una cosa che potrebbe accadere e non accade, o di essere nell'attesa di qualche evento importante che vi fa battere il cuore quando ve lo ricordano e al quale pensate fin dal momento in cui aprite gli occhi? Sapete cosa significa avere un amico lontano, attendere sue notizie e domandarvi giorno dopo giorno cosa stia facendo in quel momento e se stia bene? Io mi ricordo. Il mese più lungo della mia vita è stato circa 12 anni fa, quando c'è stata una guerra di 33 giorni tra eh, Libano e Israele. Cioè, Israele ha fatto una guerra contro Libano, Libano non, non si permetterebbe. Ehm, e non, non avevo più contatto con i miei. Tranne ogni tanto riuscivano a mandarmi qualche mail, qualche segnale. Non c'era Whatsapp, non c'era nulla. Forse c'era, ma non ce l'avevamo. Comunque... I giorni passavano in maniera eterna, erano pesanti, erano schiaccianti. Ve lo dico non per portarvi solo a una memoria che mi auguro che nessuno di voi abbia avuto né da vicino né da lontano, ma per dirvi che il tempo non è una durata uguale in tutti i suoi passaggi. E nelle fasi importanti della nostra vita spirituale, a volte magari quel tempo in cui vorresti eh, concludere un discernimento, giungere a un punto di decisione, e non appare quell'elemento che con onestà intellettuale ti permette di dire: sì, prendi questa strada o non prenderla, è un tempo che pesa, che, che o ti fa perdere i capelli o te li fa diventare bianchi. È un tempo che ti graffia con la sua eternità. E Newman ci, ci, ci pone dinanzi a questo, e sta parlando della venuta di Cristo, non dell'ultima venuta della prossima, della venuta di Cristo nella nostra esistenza. Vegliare nell'attesa di Cristo, ho saltato un paragrafo che riprenderò dopo. Vegliare nell'attesa di Cristo è un sentimento che rassomiglia a questo. Per quel tanto che i sentimenti di questo mondo sono in grado di raffigurare quelli dell'altro mondo. E qua ci sono i tre passaggi che scandiranno i tre momenti della riflessione. Veglia con Cristo chi non perde di vista il passato mentre sta guardando all'avvenire. E con, completando ciò che il suo Salvatore gli ha acquistato, non dimentica ciò che egli ha sofferto per lui. Veglia con Cristo chi fa memoria. E rinnova ancora nella sua persona la croce e l'agonia di Cristo, e riveste con gioia questo mantello di afflizione che il Cristo ha portato qua giù e ha lasciato dietro a sé quando è salito al cielo. Coveglia con Cristo, primo punto. Chi non perde di vista il passato guardando il futuro. Vorrei partire dal Vangelo di oggi, che cade proprio a fagiolo per questa riflessione. Mi ha molto colpito, riflettendo sul Vangelo ieri la prontezza di questo cieco nel dire a Cristo cosa non va. Quell'uomo era sposato con la sua realtà, sposato col suo passato, sapeva cosa porta all'avvento di Dio, all'avvento di Cristo nella sua esistenza. Veglia con Cristo chi non dimentica questo passato quando aspetta il suo futuro. Entriamo però nell'ottica di Newman. Newman fondava la sua spiritualità su alcuni pilastri. Uno di questi pilastri è il realismo. Se tu vuoi essere spirituale, non devi fumare canne. Eh. Devi cambiare <ride> stile di vita. Devi ancorarti alla realtà. Una parola che poi no, esiste anche in italiano, magari nelle lingue non, um, che non hanno radici latine si può perdere. La parola realizzare, lui la scandisce con questo real, che noi in Italia leggiamo real, real, real. reale. Ciò che è reale. Realizzare è rendere reale. E l'opposto del realizzare è il falso e l'immaginario. Anzi no, l'immaginario poi dopo la, la redime come parola, quindi non, non ne parliamo male. E mi piacerebbe qua portare un po' ciò che magari gli studiosi non considererebbero, ma von Balthasar insegna a considerarlo, le visioni dei mistici. In una delle visioni mistiche, Adrienne von Speyer, che non sto qui a spiegarvi chi è, eh, ha avuto questo dono di vedere in preghiera diversi uomini di Dio e donne di Dio, vede Newman, che non era né canonizzato né, né era preferito suo o di Baltasar, però ca le capita questa persona, e la visione sua di Newman è commovente perché dice era un uomo che portava le pietre della sua vita le decisioni parla in linguaggio figurativo li poneva davanti al Signore e, per vedere se erano pietre o pietre preziose e proprio in questo ascolto davanti al Signore si metteva per verificare per lasciare che il Signore li mostri se ciò che ha intuito è reale o meno, se ciò che ha compreso nella sua introspezione è reale e prezioso o meno. Ora poi lei dice, siccome il suo animo era così pulito, quasi sempre tutto ciò che portava davanti al Signore era vero, era prezioso. Però il punto è, è, è proprio questo che vorrei sottolineare. Il, il primo passaggio è conoscere la propria verità e fare verità. Conosciamo no? nella, nella Bibbia, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, la verità non è un concetto da immagazzinare, è qualcosa che devi investire nella tua esistenza tanto che devi fare verità e incontrare la verità che Cristo è. Newman fonda la sua vita su questo fare verità che è realizzare. E su, su una cosa che potrebbe far gola a qualche cercatore di spiritualità, diciamo a buon mercato del nostro tempo, l'egotismo. L'egoismo, oh, sono specialista. Egotismo. Cos'è l'egotismo? È proprio questa vera conoscenza di sé al cospetto di Dio. L'egotismo, Newman. Naturalmente lo descrive in varie istanze, ma una delle istanze più semplici: se non uso me stesso nel mio rapporto con Dio, non ho nessun altro io da usare. Cioè, essere se stessi al cospetto di Dio. Cammina davanti al mio volto e si perfetto. È la chiamata di Abramo, la chiamata rinnovata di perfezione di Abramo ed è la chiamata eh, secondo Newman. E non lo dice solo di sé, dice che ognuno di noi deve vivere questo egotismo che cerca di spiegare così. Per quanto possa sembrare strano, folle di, ge di gente, sedicente cristiana, attraversa l'esistenza senza fare il minimo sforzo di arrivare a una conoscenza esatta di se stessa. Una cosa che dice Agostino quasi sgridando i, i suoi uditori. Volete conoscere Dio e non conoscete voi stessi? Una cosa che sembra venire da filosofie estranee al cristianesimo, ma se voi aprite il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, la lettera Fides e Trazio, alcuni scritti dei mistici, c'è una concordanza tra il conosci te stesso e il conosci Dio, tanto che Agostino la, la riassume in questo Noveri me, Noveri in te. Conoscere me stesso, conoscere te. C'è una corrispondenza tra il conoscere Dio e il conoscere l'uomo. Newman riconosce che non è facile conoscere neanche parzialmente se stessi, quindi richiede un'ascesi. Richiede questa scorciatoia che in realtà è il cammino più lungo della nostra vita, perché l'incontro con la verità di noi stessi è un cammino lunghissimo. Però lui dice, l'assenza di una tale conoscenza porta a una vita religiosa, vita spirituale, nominale. Quindi tu dici parole, <coughs> ma non suonano nessuna nota nel tuo essere. Allora, dice qua, tu puoi ad esempio parlare della dottrina del perdono dei peccati, della rigenerazione, ma per te saranno soltanto conoscenze esatte, ma senza contenuto. Puoi essere, come diceva un grande del secolo scorso, Henri eh, de Lubac, eh, Puoi avere una fede ortologica che, che non è legata all'orto, nel senso che, come logos, come parole, puoi dire le parole giuste, orto, no? Orfo, il giusto, il retto, logia. Parole giuste, ma che non risuonano nulla. Il cosiddetto gerbismo. E pensate che come docenti di teologia, come predicatori, come vescovi, come catechisti, possiamo conoscere benissimo la dottrina ma non suona neanche una lacrima o una... anzi, a volte puoi diventare immune, puoi dirla senza commuoverti e avrai raggiunto la perfezione dell'indurimento del cuore, della sclerocardia. Allora il buon caro Newman insiste su questa conoscenza di sé e conoscenza del proprio cuore, tanto da parlare di perversione che nasce dalla conoscenza di Dio, dai libri, ma non dalla realtà. E sottolinea alcune espressioni che riecheggiano alcuni insegnamenti dei padri eh, della Chiesa. Nella misura in cui noi esploriamo i nostri cuori, riusciamo a esplorare la natura delle dottrine cristiane. Cioè c'è quasi una via verso la conoscenza di Dio che passa per la conoscenza di sé. In fondo, se vogliamo tradurre in questi termini il primo annuncio di Gesù, convertitevi e credete al regno, c'è questa via di trasformazione di sé che ci apre alla trasformazione spirituale. Un'altra cosa che dice, anzi due su questo punto, poi passiamo a un altro tema, Dio parla innanzitutto al nostro cuore e la parola presente nella scrittura la cogliamo nella sua verità quando facciamo spazio a Dio nel nostro cuore e la seconda è questa la predicazione est esteriore della religione dovrebbe sorprenderci e farci rivolgere sguar lo, lo sguardo alla nostra verità interiore è insistente su questo tanto che Josef Ratzinger dice di lui è il più grande personalista dopo Agostino e un altro gesuita, cioè non che Ratzinger fosse gesuita, un gesuita lo chiama un Augustinus Redivivus, un Augustino, Agostino ritornato in vita. Infatti si avvicina molto ad Agostino, e qua vi leggo un piccolo paragrafo di Agostino, come l'amicizia con la parola di Dio è resa possibile da una sana e vera amicizia con sé. La parola di Dio è l'avversario della tua volontà finché non diventi l'artefice della tua salvezza. È nostro avversario finché noi lo siamo di noi. Cioè, quando sei nemico di te stesso, e sei nemico di te stesso anche quando sei malamente egoista, sei nemico di te stesso quando non conosci i tuoi veri desideri, quando ti accontenti di briciole mentre tu sei fatto proprio per il pasto principale. Fino a quando tu sarai nemico di te stesso, avrai come nemico la parola di Dio. Sii amico di te stesso, e anche la parola di Dio sarà tua amica. Sii amico di te stesso, e anche la parola di Dio sarà in armonia con te. Sembrano cose che non vengono dal cristianesimo, ma se frequentate i santi i mistici, questo è un canale profondo. André Louvre riassume un po' questa visione dei santi. Dice: Sì. In, in apparenza il cristianesimo ti chiama a una mortificazione, a un superamento della tua volontà, ma in realtà è un superamento dei tuoi falsi doveri, eh, dei, dei tuoi falsi voleri, ma anche doveri, per incontrare il tuo volere più profondo che è radicato in Dio. Stravolge anche l'idea del discernimento. Quando discerni non devi dire qual è la cosa più schifosa? Ah, questa è la volontà di Dio. No. Qual è la cosa più profonda radicata nel mio cuore? È lì che devo cercare. Poi naturalmente ci sono gli ostacoli della storia. E magari tu vuoi fare il missionario e il Signore ti, ti, ti mette in condizione, o la vita ti mette in condizione che muori martire. Cioè, la vita non è fatta solo come realizzazione dei nostri desideri. Però chiudiamo questa parentesi che apre una cosa molto più ampia. Secondo punto. Completando ciò che il suo Salvatore gli ha acquistato, non dimentica che egli ha sofferto per lui. Quasi vi annoierò con il non attivismo perché il nostro attuale cristianesimo pecca di attivismo. Okay? Quindi vi annoierò stasera con un avvento meno attivistico. Anche quando fai la tua attività, non dimentichi l'immersione nella contemplazione. Noi leggiamo la Bibbia solitamente o con chiave moralistica o, per chi fa studi teologici, anche se stiamo uscendo un po' da questa eresia, cioè da questo abuso piuttosto che eresia, come dicta probanzia. Prendi la Bibbia per confermare quello che vuoi dire. Prendi la Bibbia per farne un libro di dogma. Ora, innanzitutto la Bibbia non è primariamente, primariamente la parola è importante, un libro di morale e nemmeno un libro di dogmatica, cioè non è un libro di teologia sistematica. Perché dico questo? Per dire che innanzitutto, e qui condivido l'idea di Newman, la Bibbia è un libro inviato a battezzare la nostra interiorità per fare un vero incontro trasformatore con Dio. Per dirla ancora più nel suo gergo è per battezzare la nostra immaginazione. E tu dici: Ma che è questa cosa lontana? In realtà è la cosa più vicina alla nostra vita. Tu ti affezioni a una persona, a una realtà, a un'idea, a una chiesa, a una comunità, quando la tua immaginazione viene battezzata verso questa realtà. E tu vivi l'avversione verso una persona, una realtà, un, un principio, quando la tua immaginazione è ferita. Volete un esempio? Prendiamo l'esempio. Io che sto qui davanti a voi, se tu pensi che io sono qua non so per vendere libri per, per accumulare like, per, per, stai qui e qualsiasi cosa che dirò, anche la cosa più santa, più sacra, sarà un filtro: cioè no, avrà come filtro quel pregiudizio che hai su di me, mentre su un'altra persona verso cui tu hai uno sguardo limpido, verso cui tu hai un'immagine molto limpida, potrebbe anche sbagliare, ma troverai il modo per giustificarlo. Newman la mette così. La nostra avversione o attrazione verso la fede non passa primariamente per la ragione, ma per l'immaginazione, per questo quadro che ti fai di una realtà, di una persona. E per questo lui dice, prima di tutto bisogna battezzare l'immaginazione. E l'errore nostro è che prendiamo la Bibbia e la concettualizziamo. Allora ci istruisce, ma non ci commuove, non ci, non ci spinge, non ci dà quella carica nucleare sufficiente per fare il salto della conversione, per fare il salto della fede. E per questo lui insiste, e lo si vede nei, nei suoi sermoni, insiste a soffermarsi alla descrizione anche delle immagini bibliche. Cioè non è che dice, eh, come ben sapete, Cristo è morto per noi, e noi, siccome Cristo è morto per noi, dobbiamo vivere per lui, dobbiamo amare... No, no, no. Va lì a meditare, a battezzare l'immaginazione. Non so se qualcuno di voi è da vicino o da lontano, prossimo alla spiritualità ignaziana, agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Eh, Sant'Ignazio, in una... In un linguaggio abbastanza diverso da Newman, ma converge verso questa visione, invita a immaginare i testi, eh, i testi eh, biblici ad applicare i sensi. Applicare i sensi. Questo in modo più familiare, più semplice, è il battesimo dell'immaginazione, che Newman mette così: non dimenticare ciò che egli ha sofferto per te perché questo perché noi per quanto siamo homo sapiens non siamo solo homo sapiens e quando Newman prende questa definizione homo sapiens dice ma in fin dei conti l'essere umano non è un animale razionale l'essere umano è un animale che sente percepisce intuisce vive immagina ehm, è fatto delle sue emozioni, intuizioni. Chi, chi di noi ha fatto la scelta o della vita religiosa o della vita nuziale a partire da un foglio Excel? Se l'hai fatto non lo dire. <ride> Beh, anche perché la vita ti smentisce un po' questi calcoli. Chi costruisce un'amicizia un, un o intraprende un percorso perché ha precalcolato i risultati. Nessuno. Le cose grandi della nostra vita sono fatte con un salto molto più grande della ragione. Per questo Newman invita a cogliere questa dimensione che regge la ragione. Non si distacca da essa, sarebbe un discorso molto lungo. C'è una via tra le vie che Newman, cioè tra le vie che io dico che Newman sviluppi, che è la via della ragione. Non si allontana dalla ragione, ma lui allarga la ragione per usare un'espressione che era cara a Benedetto XVI diciamo nel, nel periodo prima del suo pontificato, essendo un grande lettore e studioso di Newman. Vi vorrei portare una testimonianza dal vivo sulla predicazione di Newman. Un, Newman insegnava a Oxford da anglicano e quindi in, una delle sue, in uno dei sermoni, e qui c'è una cosa, un dettaglio simpatico da raccontare, Siccome aveva diversi avversari gelosi, avevano spostato l'orario della cena all'ora in cui Newman predicava e diverse persone saltavano la cena per venire ad ascoltare Newman che leggeva i suoi sermoni quando era anglicano. Per questo abbiamo un sacco di sermoni anglicani e poco, pochi sermoni cattolici. Cioè il fatto che scriveva. Da anglicano, perché quella era la consuetudine, abbiamo molto di più del Newman anglicano che del Newman predicatore cattolico. Poi ci sono gli scritti cattolici. Si chiama James Anthony Freud e, e ci racconta così. Newman descrisse da vicino alcuni degli incidenti della passione di nostro Signore. Poi fece una pausa. Ora, Parentesi qua, avendo io letto diversi di questi sermoni posso immaginare quanto sia stata lunga la descrizione della passione del Signore perché Newman faceva sermoni a volte che superavano l'ora. Letti poi fece una pausa. Un'altra testimonianza ci dice che a volte le pause erano anche di 30 secondi. Per alcuni momenti regnò un silenzio mozzafiato. Poi... Con voce bassa ma limpida, di cui la più debole vibrazione fu udibile nell'angolo più remoto della chiesa di St. Mary, disse: Ora vi invito a ricordare che colui al quale furono fatte queste cose era Dio onnipotente. E Fruit continua il racconto. Era come se un elettroshock avesse attraversato la chiesa. Diversi anziani, quando è morto Newman, perché comunque ha vissuto quasi un secolo intero, raccontano della loro giovinezza, quando andavano a sentire i sermoni di Newman, sentivano veramente qualcosa dell'esistenza di Dio, qualcosa della presenza di Dio. E mi ricorda Newman una cosa che François Varillon, che probabilmente citerò un'altra volta, diceva di un altro testimone. Non comandava mai, ogni tanto esor esortava, ma esisteva contagiosamente. Penso sia la descrizione più bella di un santo. Terzo punto, avrei voluto dire l'ultimo, ma l'ultimo di questi tre, poi c'è il più uno. Andremo più, più veloci, dai. Veglia con Cristo chi fa memoria e rinnova ancora nella sua persona la croce e l'agonia di Cristo. Ecco, entrare in se stessi, contemplare Cristo, rinnovare in sé il mistero di Cristo. Questo, questa, questo è l'avvento. Se Cristo non rinasce in te, ne consegue un aborto, diceva Origene. Se Cristo non rinasce in te, ne consegue un aborto puoi fare mille Natali, ma tutti i Natali sono affinché il Natale avvenga in te. E Newman su questo è molto, molto chiaro. Eh, e allora, per quanto potrebbe sembrare sensibile, eh, emotivo, Newman in realtà era nemico di ciò che chiamava la religione degli Evangelicals, che erano... Eh, anzi, gli anglicani più vicini a una sensibilità eh, di, di una certa categoria protestante sentimentalista e lui dice: La fede risiede in un atto di volontà, non in buoni sentimenti su Dio. C'è una eresia del primo cristianesimo che si chiama il messalianesimo. Cos'era il messalianesimo? Il messalianesimo diceva: Se tu quando preghi senti pace, significa che Dio non ti ha perdonato. Se mentre stai pregando non senti questa pace, cavoli tuoi. Agostino, quando va a dibattere contro questo, va a mostrare come il perdono di Dio è un perdono sacramentale: Dio si fa garante della parola che ti viene data dalla Chiesa. Io ti perdono dei tuoi peccati, non io. In persona cristi e questo perdono è vero la parola di dio non è una parola legata al sentimentalismo però non è questo l'unico punto oltre al non essere sentimentalisti newman avverte dal non cercare il sentimentalismo nella fede e questo è un punto molto importante anche nel nostro cammino perché come ben sappiamo il signore questa cosa potrebbe essere poco popolare, ma ve la devo dire: è un'analogia, quindi è solo analogia. Potrebbe essere un po' come il maschio medio. Ovvero, finché non ti ha conquistato, ti corteggia, poi quando ti ha conquistato, diciamo si adagia un po' sugli allori. Lo so che è un'immagine proprio che non si può dire, ma ogni tanto la viviamo. Il primo periodo, col Signore, San Francesco di Sales la mette così. È come una mamma che mette il miele sul seno per attaccare il bimbo, ma quando il bimbo si attacca non è che ciuccia miele tutto il tempo, altrimenti eh, esplode, eh, prende il latte. Quindi c'è una maturazione nella fede. Per cui dimenticate l'immagine: chi, chi è ancora fermo lì si stacchi. Per dire una cosa più importante di quell'immagine infelice che sapevo della sua infelicità. Che nella vita spirituale ciò che conta è morire a se stessi. E tante volte noi iniziamo il cammino spirituale volendo realizzarci, entriamo in convento per realizzarci, ci fidanziamo per realizzarci e piuttosto che donare vita vogliamo consumare. E la cosa si manifesta rapidamente nella relazione. Con un'altra persona, sia in amicizia, sia nel fidanzamento. Cioè, quando due si prendono perché tu mi completi, e l'altro pensa tu mi completi, diventano un po' come il simbolo del male. Uno dei simboli del male cos'è? Il serpente che mangia se stesso. E questo succede, no? Eh l'ho sposato perché all'inizio stavamo benissimo, mi faceva palpitare il cuore. Adesso mi fa sbattere altre cose e allora lo lascio o la lascio. Ci mettiamo forse un po' di più a capire questa cosa col Signore. Che il Signore ti vuole a sé non per realizzarti, almeno non nella tua ottica, ma per far fiorire se stesso in te. Paolo lo capisce, non sono più io che vivo. Cristo vi vive come noi che ha detto, oh, quando sei con Gesù Cristo, sto benissimo. Quel, quel modo di annunciare il Vangelo a volte alla gioventù per sedurla, che ha poca durata, perché poi il Signore si comporta un po' come raccontano i racconti su Teresa Davila. Le capita un sacco di guai andando a fondare un monastero e lì mentre prega sente il Signore che dice, tratto così, miei amici, e Dice figlio mio, adesso ho capito perché ne hai così pochi. Quindi Newman ci invita a riflettere. Su come è stato Cristo. Eh, voi vi direte in tutto ciò: ma l'avvento non deve essere la festa del Bambino Gesù, i dolcetti, i panettoni. Sì, anche questo. Ma il mistero del crocifisso risiede già nel bambino di Nazareth. Le profezie che Maria sente col bimbo di otto giorni non sono profezie di Oh, sarà amatissimo, manierà un sacco. No, no. Una spada ti trafiggerà il cuore. E dobbiamo ricordare questo mistero. Non conosco nessuno se non Cristo Crocifisso. Quante volte il nostro anno liturgico parla di Gesù Crocifisso in alcuni buchi oscuri, con alcuni intimissimi? Stiamo tradendo l'annuncio di Cristo Crocifisso. Allora Newman qua ci ricorda. Soprattutto nel Nuovo Testamento il carattere divino ci viene mostrato non semplicemente come amore, misericordia e santità, attributi di cui, a causa della loro immensità, abbiamo una concezione vaga, ma questi altri considerati in un atto di autorinuncia: cioè Dio rinuncia a se stesso, divenendo uomo, la kenosi, no? Una misteriosa qualità si è attribuita a colui che è tutte le cose in se stesso, ma specialmente intesa in virtù del mero significato della parola. A imprimere nel nostro spirito il carattere personale dell'oggetto della nostra adorazione, non sempre scrive così complesso. Dio ha tanto amato il mondo da sacrificare il suo Figlio unigenito naturalmente la sua traduzione. E il Figlio di Dio non cercò di piacere a se stesso. Nella sua vita ci è concesso di distinguere gli attributi del Dio invisibile messi in opera per rispondere alla nostra debolezza. Potrebbe essere complesso questo passo, per questo mi sono ispirato a una delle mie letture dei tempi mh, così, di pausa di ieri. François Barillon, che vi ho citato prima, che parla di uno dei suoi maestri, il padre Fontoinot, che scrive così. L'arte di vivere deve essere allo stesso tempo un'arte di morire. Le due insieme non fanno che uno. L'arte di vivere è il gusto della vita amabile, l'accoglienza delle delizie che ci sono concesse, eccetera, eccetera. L'arte di morire è la croce di Cristo, piantata sulle croci via e vista senza paura anche se con timore e tremore. Non è un annuncio spudorato, passionistico della passione di Cristo, ma è riconoscere che nella vita vivere e morire a se stessi vanno di pari passo. E pensate a qualsiasi grande realizzazione. Se vuoi diventare un professionista riuscito, ti devi fare il mazzo, devi studiare, devi approfondire. Se vuoi diventare un artista riuscito, un pianista, devi partire dai solfeggi, dall'imparare la musica, dal, dall'ascoltare i concerti, da, da quella ascesi che ti permette l'ascesa. Se vuoi diventare un bravo papà, una brava mamma, se vuoi diventare una brava suora, una brava madre maestra o un bravo sacerdote, c'è un morire a te stesso. Se vuoi diventare uno sposo o una sposa vera, L'unico modello davanti a te è Cristo crocifisso. Mi ero promesso di parlare per circa mezz'ora, ho superato di gran lunga il tempo che mi sono promesso. E quindi mi avvicino all'ultimo punto. È tutto intimismo? Non è assolutamente, eh, non è tutto intimismo però Newman sa rimettere ordine nel cuore, sa riordinare in noi la carità, come dice il Cantico dei Cantici, e quindi parte da una vita nascosta in Cristo, parte da un vero riconoscimento di Cristo, ma il compimento è spendersi, è spendersi per Dio, è spendersi per gli altri, e come piace a te, Newman aveva la sua stanza tappezzata di foto di amici, non per il piacere così di mettere persone ma perché veramente si spendeva è invita a spendersi dice se vuoi credere devi amare però questa carità non dovrebbe essere ostentazione di ciò che non c'è dentro e quindi dice così la vera religione è una vita nascosta nel cuore e sebbene non potesse esistere senza opere ci mancherebbe queste in gran parte sono Opere segrete, carità segrete, preghiere segrete, rinunce a sé segrete, lotte segrete e vittorie segrete. Cioè, nel tempo dei social è più che mai profetico. Cioè, dove anche, scusate, il rapporto più intimo tra moglie e marito a volte è ostentato. Oh, ieri notte, amore mio, è stato stupendo. Almeno così mi raccontava una, una mia collega qualche tempo fa, di una nostra collega che ha su Facebook. Io non ho avuto la disgrazia di questo shock sulla mia infanzia, però sono co cose che succedono. C'è un solo sconsolo del cristianesimo che non dobbiamo dimenticare, non passa mai di moda. Non è che adesso siamo nel tempo di un cristianesimo orizzontale: il cristianesimo è da sempre e per sempre crocifisso quindi c'è la di dimensione orizzontale e la dimensione verticale. E per questo leggo un altro paio di paragrafi di Newman e poi tiriamo l'ultima conclusione e facciamo la preghiera. Così Andrea, abituato a fare le omelie, sa che sta per finire. Il vero cristiano non è semplicemente colui che non abbiura la religione. Il vero cristiano è chi, mentre si professa cristiano esternamente, lo è interiormente, vive per Dio, la sua vita segreta è nascosta con Cristo in Dio. È un passo preferito di Newman, Colossesi 3. E poi il passo che vi avevo saltato prima di quella, di quella riflessione sul, sul vegliare. Sapete cosa significa vivere per qualcuno che è vicino a voi a tal punto che i vostri occhi seguono i suoi? che leggete nella sua anima, che vedete tutti i mutamenti della sua fisionomia, che prevedete i suoi desideri, che sorridete del suo sorriso e vi rattristate della sua tristezza, che siete abbattuti quando egli è preoccupato e vi rallegrate per i suoi successi. Penso a una madre, soprattutto quando il bimbo è nel grembo o è ancora non sufficientemente autonomo dinanzi bimbo, bimba, questa capacità di empatire, di sentire il pathos dell'altro. Ecco Newman dice l'avvento, in fondo è questo, empatire con Cristo, come empatisce una madre col figlio nel grembo, col figlio, la figlia che ha sete, ha freddo, ha... cioè dal pianto, da come percepisce il suo... Ehm, cioè a volte la tonalità, io mi ricordo c'erano volte, volte quando eh, i bimbi erano piccoli, Camilla era stanca, mi mandava a ispezionare, vado lì, ma è coperto, eh, vedi, vedi se, se ha freddo, vedi... cioè da, da come sentiva nel pianto riusciva a, a, a intuire. Eh, un cristiano è una persona che sente con Cristo. Noi spesso vogliamo un Dio che compatisce con noi. L'Avvento ci dice: Dio ha bisogno anche della nostra cura, ha bisogno di essere aiutato, come ci direbbe Etihil Sum. E per questo penso che il cuore dell'Avvento è diventare Maria, la Madre di Cristo. Maria Vergine è l'esempio migliore di questa fede che agisce e agendo vede cui cito Newman. Maria è il nostro modello di fede, sia nella ricezione sia nello studio della verità divina. Non pensa che sia sufficiente accettare la verità, la serba. Non basta possederla, la usa, non basta assentire ad essa, la sviluppa, non basta sottomettere la ragione, ragiona su di essa. Ecco questo essere pienamente di Cristo e con Cristo, questo cuore virginale che vive veramente per Dio, in tutto ciò che vive. Non vive solo per Dio, inteso come eh, esclusione manichea della realtà, ma vive tutto in Dio. E è la grande ascesi che noi cristiani dobbiamo vivere. È facile o rifiutare il mondo o divinizzarlo. L'essere cristiano è proprio avere questa estensione del Cristo, vero Dio, vero uomo, vivere pienamente la storia e pienamente l'eternità. E abbiamo bisogno di Cristo per vivere come Cristo e per vivere per Cristo. Per questo, chiudo con un'altra preghiera di Newman, anche questa molto cara a me perché mi accompagna da circa vent'anni. Resta con me, e allora io splenderò come te. Risplenderò per essere luce per gli altri. La luce o oh Gesù verrà tutta da te. Nulla sarà mio, nessun merito mio. Sarai tu a risplendere sugli altri attraverso di me. Fa che io ti lodi nel modo che più ami, risplendendo su quelli che mi circondano. Dona loro la luce come a me insegnami a irradiare la tua lode, la tua verità, la tua volontà. Fa che io ti annunci senza predicare, non con le parole, ma con l'esempio, con la forza che trascina, con l'influenza simpatizzante di ciò che faccio, con la mia visibile somiglianza ai tuoi santi e l'evidente pienezza d'amore che il mio cuore nutre per te. Amen.